Buonasera amici di Basket Time, terza puntata, terza vittoria consecutiva della Una Hotels e stavolta, e lasciateci dire anche finalmente, con una prestazione se non altro nel secondo tempo solida, convincente, che finalmente ha cancellato un po' di quei dubbi che questa squadra si stava portando dietro nonostante le due vittorie consecutive. Reggio gioca un primo tempo partendo forte, rimonta Treviso, Reggio rischia di andare sotto, anzi ci va fino al meno 5 di fine primo tempo, ma quella che esce dagli spogliatoi è una Hotels decisamente diversa come piglio, come solidità, come intensità, e comincia a mettere fieno in cascina e poi alla fine vola via nel quarto quarto con un parziale eloquente, perché il più 24 finale insomma ci fa capire che rispetto al meno 5 del primo tempo Reggio ha dato sostanzialmente 30 punti in un tempo a una Treviso che è parsa una squadra che accende e spegne con tanta facilità, ma ci sono anche dei meriti finalmente della Una Hotels. Parleremo ovviamente di questo, parleremo del campionato perché avete visto che i risultati continuano a susseguirsi, sono assolutamente interessanti. Parleremo ovviamente della gara di BCL perché siamo alla vigilia della seconda partita del girone della formazione biancorossa, che è già volata in Ungheria per la gara di domani ore 18, quindi tanta carne al fuoco. Ovviamente con i miei ospiti, ovviamente con voi, 334-720-9001 il numero degli sms e WhatsApp, sms, perché non mi permetterò mai più di criticare gli sms. Stasera i miei compagni di viaggio consueti, Checco Pioppi, ciao Checco, bentornato anche a te. Ciao a tutti, buonasera. Pietro Chierici, ciao Pietro, ben ritrovato. Ciao Ale. E torna dopo la Car Edition, un grande successo della Car Edition, il talismano Diego Neda, giornalista, portavoce del sindaco Massari, ma soprattutto appassionato e abbonato. Ciao Diego, benvenuto a Basket Time, perché per te è un esordio qui. Ciao Alessandro, grazie davvero dell'invito. Sì, per me è un esordio, grande emozione, perché questo è un po' il salotto buono del basket reggiano. Mi piace definirlo così. Ti piace definirlo così, grande esordio della Car Edition di Diego. E allora siamo pronti per iniziare questa puntata con appunto la partita contro Treviso, perché Pietro, parto da te, ho detto finalmente un secondo tempo solido di Reggio che ha veramente dominato, e quando poi vinci di 24 vuol dire che hai fatto assolutamente il tuo dovere. Guarda, assolutamente sì, la cosa più bella di quel secondo tempo secondo me non è tanto il parziale, ovviamente Reggio ha giocato fino alla fine per portare a casa il doppio confronto, o comunque lo scarto più alto possibile per gestire il doppio confronto contro una squadra che chiaramente potrebbe anche finire vicino a noi in classifica, chi lo sa, ma la cosa più bella è che abbiamo visto una squadra che sapeva esattamente che cosa doveva fare per vincere, ha messo in campo una grinta difensiva, un'aggressività offensiva che ci ha fatto capire che la strada è quella giusta. Poi ovviamente i due punti sono importantissimi, lo scarto anche, però quello che volevamo vedere dopo il pre-campionato e questo inizio di campionato è una squadra che iniziasse a capire quali sono i suoi riferimenti, e secondo me qualcuno lo abbiamo già iniziato a vedere. Cassius Winston ad esempio, playmaker, vabbè, Momo Faye lo sapevamo già, Jamar Smith lo sapevamo già, e poi anche un finale di gara con Jalen Barford che ha iniziato a fare canestro, e per un giocatore come lui, secondo me, sbloccarsi da questo punto di vista era proprio quello che ci voleva, al di là del fatto che i suoi punti sono serviti in realtà solamente per ingrossare il bottino. La partita probabilmente era già verso, non vinta, però già verso Reggio Emilia, l'avevano messa senza dubbio in quei binari Cassius Winston e anche Momo Faye, senza dubbio, e quindi davvero siamo contenti per questi due punti, per questi motivi. Diego, è stata una partita che nel secondo tempo ha dimostrato ancora che Reggio, al di là di quello che abbiamo detto, le difficoltà di questo periodo, però è una costante, questa difesa è tosta, 67 contro il Ritas, 67 nei 40 minuti contro Cremona, 64 l'altra sera contro Treviso, con tre quarti sotto i 15, e anche coach Vitucci poi l'ha sottolineato. Ecco, se adesso questa squadra comincia a prendere la sua identità, e ce lo auguriamo dopo questa vittoria, è chiaro che partire da una squadra che ne piglia 70 malapena non è male. È stata una prestazione dove finalmente c'è stato anche l'attacco. Assolutamente sì, io credo che abbiamo visto finalmente sabato sera questa squadra, come diceva anche giustamente Pietro, nel suo
nel suo compimento, quello che insomma abbiamo atteso tra alti e bassi in questo inizio di stagione, anche un po' nel precampionato. Forse dobbiamo abituarci, mi viene da dire, a una squadra un po' diversa da quella dell'anno scorso, cioè una squadra che attacca in modo diverso, che ha punte diverse, però che forse ha anche caratteristiche difensive, come giustamente sottolineavi tu, superiori, e che ha capacità di adattarsi al gioco avversario un po' diverso. Ho questa sensazione che forse noi, abituati alla squadra dell'anno scorso, grandi alti e qualche basso, avevamo aspettative di vedere uno spettacolo diverso. Vediamo questa squadra, stiamo iniziando a capire che squadra è, stiamo iniziando a capire che valori ha, stiamo iniziando a capire questi giocatori, perché lo stesso Winston, insomma, ha fatto una grande prestazione sabato, veramente una prestazione da playmaker di grande livello. Il gioco a due con Faye sta crescendo, l'intesa sta crescendo ed è una bella intesa, secondo me sta diventando un fattore decisivo per questa squadra qua. E stiamo forse capendo anche Barfo, stiamo capendo un po' la chimica di questa squadra, forse anche lo stesso Priftis, secondo me, giustamente, normalmente, che è un grandissimo allenatore che abbiamo imparato ad amare, si sta adattando a quelli che sono i talenti che ha in mano, la squadra che ha in mano, il valore della squadra che ha in mano, che secondo me non è così basso, è una bella squadra, probabilmente diversa da quella dell'anno scorso, ma ci possiamo divertire. E Checco finalmente è stata la partita in cui ha certificato che la squadra di Cassius Winston, perché insomma questo giocatore che sapevamo perfettamente che aveva i numeri, perché non fai la carriera che hai fatto se non li hai, l'altra sera se l'è presa in mano dopo che era uscito per falli, perché si è visto nettamente un Hotels senza Winston nel primo tempo e con Winston nel secondo. Il tutto poi accende anche altri motori, ed è quello che speravamo. Le sue penetrazioni aprono il campo, liberano Momo, liberano Vitali, che ha messo un canestro importante, liberano anche lo stesso Barford. Insomma, è finalmente la prima partita in cui vediamo un'identità come credevamo potesse avere questa Hotels, cioè di Cassius Winston con tanti protagonisti e ovviamente la leadership di Jamar. Sì, è la partita in cui è stato più evidente e probabilmente anche più determinante, però qualcosa si era già visto anche con Ritas in Coppa e anche a Cremona nei momenti di difficoltà. Comunque diciamo che l'ancora di salvezza di Priftis tante volte giustamente sono i giochi a due tra Winston e Faye, quindi l'asse play pivot è diciamo la certezza su cui costruire poi il resto della partita, insomma del game plan, questo è chiaro. E tornando sulla partita con Treviso, insomma le analisi tecniche ovviamente hanno fatto sia Pietro che Diego, le condivido. Io sottolineerei un po' di più rispetto a quello che ha fatto Pietro alla prova di Barford, perché comunque alla fine, a 5 minuti alla fine, eravamo poi avanti di 7, non è che fossimo avanti lì, quindi insomma i suoi punti sono stati secondo me comunque pesanti in un momento comunque decisivo. Detto questo, io prendo l'analisi tecnica che hanno fatto loro, prendo invece le reazioni emotive, finalmente il coinvolgimento che ho visto da parte sia di Winston che di Barford. Cioè, per la prima volta li ho visti felici di condividere la gioia di un canestro, il strappare un rimbalzo in difesa, recuperare una palla con tutto il palazzo. E credo che anche il Palabigi questo l'abbia capito e li abbia spinti ulteriormente, dandogli fiducia. Era secondo me un passaggio inevitabile, perché secondo me la critica, forse al di là delle disquisizioni tecniche che si poteva fare a questi due giocatori nelle prime partite, era sempre quella di avere a che fare con due giocatori sì abbastanza piatti dal punto di vista emotivo, cioè che sapevano fare alcune cose in maniera eccellente, questo l'avevano già capito, la fisicità di Barford o diciamo la capacità di passare la palla o di creare dal palleggio di Winston, però insomma l'impressione, quello che ci dicevamo anche tra di noi dietro le quinte, è insomma, sopra di 20 o sotto di 20, questi hanno più o meno sempre la stessa faccia, ancora più Winston di Barford. Finalmente li abbiamo visti coinvolti e secondo me questo è il passepartout per iniziare proprio a voltare pagina. Ecco, che poi voglio dire, Reggio veniva poi comunque da due vittorie, una in Coppa e a Cremona, però secondo me questa con Treviso ha un valore anche dal punto di vista caratteriale appunto molto più alto dei due punti in classifica. Vi chiedo anche, e lo chiedo a tutti e tre, l'atteggiamento emotivo che hanno avuto questi due giocatori, perché sia Winston che Barford
hanno rivolto il loro entusiasmo anche verso il pubblico. Quell'empatia che dicevamo sicuramente aveva più giocatore degli anni scorsi, avevano di più gli stessi Weber, Galloway, eccetera, casomai il pubblico era ancora affezionato a questo tipo di empatia, di emotività. L'altra sera l'ho vista. E l'ho vista soprattutto col sorriso di questi giocatori. Cioè forse cominciava a pesare anche loro il fatto di essere, insomma, in difficoltà, chi più, chi meno, e questo secondo me è un aspetto che può essere un buon viatico. Allora vi chiedo anche l'impressione su quello, perché sappiamo che a volte poi i giocatori, come abbiamo detto, che Barford sapesse far canestro non era in dubbio, che Winston fosse un buon giocatore non era in dubbio, ma ci sono tanti contesti che poi ti portano a performare o sottoperformare. Secondo me quello dell'emotività nel Palabigi soprattutto può essere un buon detonatore per questi giocatori. Mi è piaciuto che l'abbiano fatto vedere, perché secondo me non è nel loro DNA e quindi si sono sforzati anche di esserlo. Gliel'abbiamo chiesto, ti ricordi, alla fine no. della partita, in sala stampa, gli abbiamo chiesto a Winston. Sì, ok. Perché alla fine della partita Winston si è presentato ai microfoni e, come diceva anche Checco, è stata una delle nostre discussioni durante le amichevoli di due giocatori, come ha detto lui, con la stessa faccia, e quindi prima di questa partita stavo osservando in particolare Winston e ha fatto qualche gesto, ha lanciato la maglietta in una determinata maniera, con Bencardino già la prima partita, ma anche questa in casa e anche questa, ha fatto una scenetta. Insomma, io credo che i giocatori certi atteggiamenti o ce li hanno nel proprio DNA, come hai detto tu, o non ce li hanno, è inutile stare a scimmiottare degli atteggiamenti che non sono loro. Vero anche, però, dall'altra parte, che sono in un ambiente che è il Palabigi, che storicamente aiuta e premia certi tipi di atteggiamento, certi tipi di identità, anche dal punto di vista di sporcarsi, di sbucciarsi le ginocchia, e creare un'empatia al Palabigi funziona. Secondo me è successo che qualcuno in società e nello staff tecnico ha notato questo aspetto, ha detto: tu sei tu e non è che devi, facciamo vedere i video di quelli che c'erano prima che si attaccavano al canestro, però sappi che se tu fai un piccolo sforzo senza snaturarti per, diciamo, coinvolgere il pubblico e comunque anche coinvolgere in una gioia di squadra, diciamo così, dal punto di vista emotivo un pochino più coinvolto, ne puoi avere un grande beneficio. E io ho visto questo nel loro tentativo, ecco, che secondo me è un aspetto importante del basket. Anch'io credo, Diego. Assolutamente. Io ho visto che nei giorni scorsi avete fatto un bellissimo gioco social sulle frasi fatte, no? Quello che domani lo aggiorniamo, che ne sono arrivate una quantità. E vi ringraziamo. Quello che dicono i tifosi, no, dei giocatori, le frasi fatte, deve andare a farsi le ossa. Una delle frasi fatte classiche è che ci vuole del tempo per fare un po' di chimica, no? Secondo me ci vuole del tempo per il pubblico, per capire una squadra, anche per entrare in sintonia, in empatia con la squadra, e ci vuole del tempo anche per i giocatori per capire il contesto in cui sono. È quasi più una cosa, diciamo, di natura emotiva che una cosa di natura tecnica. A volte in un contesto ci vuole un po' di tempo per capire tu dove sei finito. Pensiamo a questi giocatori che sono super professionisti, ma che girano da un anno all'altro, finiscono in realtà in contesti sociali completamente diversi, per la maggior parte, poi ci sono quelli che si fermano, eccetera. Però, e questo secondo me, il tempo per creare questo amalgama interno allo spogliatoio, ma anche tra la squadra e il pubblico, è un fattore che dobbiamo riconoscere, cioè dobbiamo essere capaci e bravi nell'aspettare questo tipo di reazioni. Ci sono dei segnali che sono arrivati sabato che sono evidenti da questo punto di vista e vengono sia appunto nelle due direzioni, sia dal pubblico che dai giocatori stessi, e questo mi fa ben sperare che si possa creare con questa squadra un feeling e un'armonia di contesto che ci può fare solo che bene. Anche perché, Checco, ti coinvolgo anche te su questo argomento, il Palabigi deve restare un fortino come l'anno scorso, perché questa squadra secondo me ha tanto bisogno del Palabigi. Poi anche quella dell'anno scorso, visto che vogliamo fare i paragoni, perché sapete che da gennaio a marzo abbiamo preso degli schiaffi all'orbo in giro per l'Italia, ma
ma secondo me questa squadra ne ha ancora più bisogno del Palabigi. Quindi mi è piaciuto molto, al di là dei due punti del secondo tempo, della vittoria e dei 64 subiti, questo atteggiamento, io non so, forse do eccessivo peso a questa cosa, però mi è piaciuta. No, ma assolutamente, non dimentichiamoci che l'anno scorso, se non ricordo male, il bilancio casalingo è stato 12-3, 12 vinte e 3 perse, basta, quindi praticamente giocando solo in casa Reggio si sarebbe salvata, ecco, per capirci, quindi tantissima roba. Poi vedevamo un altro tipo di squadra in trasferta, ma questo è un altro paio di maniche. Sì, assolutamente sì, è una squadra che avrà ancora più bisogno, secondo me, di sentire il calore del pubblico, non tanto perché non sia responsabile, perché ti spinge a fare quella corsa in più, quella difesa in più, e parliamo di una squadra che secondo me è attrazione difensiva, passatemi questo termine, nel senso che credo vincerà le partite che si giocheranno attorno agli 80, 78, 80, 82, adesso non voglio dare i numeri, e farà molto più fatica invece a vincere quelle eventuali ai 90 o addirittura ai 100. Quindi è chiaro che avere un contesto in cui, appunto come dici tu, è il tuo fortino, secondo me fa tutta la differenza del mondo. Questo tipo di assetto, secondo me, spero, possa comunque darci invece qualche dividendo in più per quanto riguarda la trasferta, nel senso che è una squadra che forse sul lungo periodo potrebbe avere una mentalità, come posso dire, più stabile, più standard rispetto a quella dell'anno scorso, che aveva un po' un diagramma alti e bassi, lo sappiamo. Assolutamente. Faccio il pompiere e dico che però è stato un secondo tempo molto bello, solido, ne parlavo direttamente con Coach Kaya, che era lì presente, abbiamo proprio parlato di questo, anche lui ha detto che è stato proprio un bel secondo tempo di una squadra che ha stritolato l'altra, e non era scontato. E primo tempo è stato un primo tempo, ancora una volta, dove stavolta siamo partiti bene, molto bene, poi ti sei spento. Allora questa squadra temo che ancora debba un po' maturare da questo punto di vista. Che non vuol dire giocare sempre come i primi 5 minuti o come il secondo tempo, perché saremmo campioni d'Italia, ce lo scriviamo anche adesso, ma probabilmente ha ancora molti bassi dal punto di vista offensivo, la palla ancora si ferma tanto, secondo tempo, tra le altre cose, secondo me la palla si è anche mossa più di squadra rispetto al passato. Ecco, allora mi chiedo, cosa è mancato ancora nel primo tempo? È facile dire il Citam da 1 su 10, i 12 rimbalzi, che a me non me ne frega niente perché i 4 sono stati catturati in una situazione da sotto. Come... la dobbiamo rivedere. No, però. Quella lì non la voglio più rivedere. Come Bartoli, non la voglio più rivedere. Mai più. Eravamo a un metro, tra l'altro. Eravamo a un metro e ci siamo guardati. Adesso non possiamo dire cosa ci siamo detti io, che ecco, ma voglio dire, è stata una roba. Quindi sono falsi quei rimbalzi lì, perché in realtà se togli quei 4 rimbalzi sarebbe una partita da 1 su 10. 8 rimbalzi ci mancherebbe, di cui 2, sì. due offensivi sono diversi da 6 offensivi. A nord del vero ci sono anche 4 errori, però c'è o l'uno o l'altro, sì, la sensazione, sì, quindi c'è comunque... Esattamente. Poi c'è un Gombò che ancora, secondo me, noi dobbiamo capire che cosa vogliamo fare di un Gombò con questo Momofaie. Quindi c'è un Killo che l'altra sera ha fatto una gran fatica, ed è una cosa strana perché di solito sta giocando, anche se non al meglio, comunque del buon livello. E allora dico che allora prendiamo il buono, però non dimentichiamoci che c'è stato poi il primo tempo anche. Allora, premesso che io adesso faccio un appello anche a Mirko Zucchi, voglio recuperare la telecronaca Bartoli su quell'azione, perché è stato un prende, sbaglia, cioè sono morto di fianco a lui, vabbè. Detto questo, no, secondo me la ragione è un'altra, Ale. Non è una questione di atteggiamento del primo tempo o di cose che noi dobbiamo mettere a posto dal punto di vista tecnico, di concentrazione, eccetera, eccetera, ma è un problema di uomini. È un problema di uomini. Ovvero che se noi guardiamo il problema, secondo me, che io vedo all'orizzonte, davvero davanti a noi, è il fatto che questa squadra con Winston è una squadra e senza Winston fa molta fatica, e con Gombò è una con Faye è una squadra e senza non la è. E perché ti dico questa cosa? Perché ovviamente la partita confuta perfettamente quello che dico, poi dopo anche in maniera anche troppo plastica, perché nel secondo tempo Faye ha giocato 18 minuti su 20. Nel primo tempo
Winston ha giocato 6 minuti, dove i primi, e infatti ha un plus minus alla fine della partita, ma anche e soprattutto nel primo tempo, perché nel primo tempo, finché c'era Winston, la squadra era assolutamente in carreggiata. Poi dopo è uscito e nel secondo quarto, che non ha giocato Winston, abbiamo fatto una fatica pazzesca. Quindi io non credo che sia sostenibile utilizzare Momo in un campionato in cui ce ne sono, siamo su due competizioni, due campionati, di fatto Coppa e campionato, per un minutaggio così consistente e anche così concentrato nel momento decisivo, perché poi sì, puoi anche farlo giocare come ha giocato 28 minuti, ma sono 28 minuti falsi, nel senso che nel primo tempo che si giochicchiava, sì, lo facciamo un po' riposare, poi dopo, quando diciamo è necessario, lo facciamo giocare sempre. Quindi, come hai detto tu, noi dobbiamo capire sugli esterni chi può aiutare Winston, eccetto ovviamente Jamar, che però è, diciamo, non ha la capacità di Winston di coinvolgere in maniera organica e continuativa la squadra. Abbiamo visto che mano ci ha dato nelle prime partite, le ha vinte da sole, ecco, non è che le ha vinte... Però l'altro giorno, infatti, Diego, Smith è stato anche uno dei punti positivi, che Smith ha giocato il suo minutaggio da inizio stagione con le due zampate. Sì, infatti proprio questo, cioè il discorso di poter preservare Smith è un discorso che l'anno scorso ci ha portati lontano, perché comunque la gestione che ha avuto Priftis dello Smith della prima parte di stagione è stata una gestione perfetta, da tanti punti di vista, che ci ha consentito di avere Jamar, e abbiamo visto cosa vuol dire avere Jamar nel finale di stagione in quelle condizioni lì. Quindi noi sappiamo che abbiamo questo valore e che dobbiamo preservarlo per ragioni di età, anagrafiche, eccetera. No, faccio solo una riflessione tornando indietro. È vero quello che tu dici, Pietro, è anche vero che noi fino alla settimana scorsa continuavamo a dire che il secondo quintetto era meglio del primo. Anche Priftis l'ha detto. In maniera più edulcorata. Sabato abbiamo visto il primo quintetto e abbiamo vinto col primo quintetto. Questo comunque è un salto in avanti. Sono d'accordo con te, non possiamo permetterci di giocare con Fayet 40 minuti, che è vero che ne ha fatti 28, ma li ha fatti tutti tirati. Fayet, che è nel secondo quintetto insieme a Jamar, rotazione, però è primo come poi. Esatto. E voglio dire, quindi è vero che possiamo permetterci di giocare Fayet, quindi io sposo la teoria di Alessandro, che dice Gombeau è un po' oggi quel tipo di giocatore che dobbiamo ancora capire e collocare all'interno delle nostre rotazioni, ma credo che ci arriveremo. Ma nello stesso tempo vedo il bicchiere mezzo pieno, perché ho visto il primo quintetto sulla carta, ecco, non tanto nelle gestioni delle rotazioni, ma ho visto il primo quintetto sulla carta essere quello che ci ha fatto vincere la partita. Questo è un tema assolutamente corretto. Gombeau, secondo me, Checco deve essere servito, e noi in questo momento Gombeau lo prendiamo come quello che è. Vai dentro, spacca qualcosa, prenditi un tiro, non sporcare il foglio, vai forte a rimbalzo, però vai forte a rimbalzo, non ce l'ha, spacca qualcosa, non ce l'ha, prenditi pochi tiri. Non so se il giocatore è giusto per prendersi pochi tiri, perché è una gran mano Gombeau, perché è una mano sopraffina Gombeau. Secondo me anche Priftis, la sfida di coach Priftis potrebbe essere quella di trovargli un coinvolgimento in un gioco diverso da quello che sta avendo adesso, perché in questo momento Gombeau lo usiamo sostanzialmente per fare sportellate, ma penso che si sia preso due tiri. Ma allora, sai che con me sfondi una porta aperta su questo argomento, perché anche quando erano, fra virgolette, sul banco degli imputati gli esterni, io, guardando la costruzione della squadra, ho sempre pensato che, ok, gli esterni in questo momento non stanno rendendo, però se tu vuoi cambiare qualcosa, eventualmente, ipoteticamente, tra settimane, mesi, giorni, vedremo, quello che secondo me è più sacrificabile per l'utilizzo che ne sta facendo adesso è Gombeau, cioè che resta un buonissimo giocatore. Però quello che mi chiedo io è: ma vale la pena di usare il sesto jolly, diciamo così, straniero, per un giocatore che, se abbiamo Momo in buone condizioni, è un role player da 10-12 minuti, punto interrogativo, e apro questo argomento. Il resto ne viene di conseguenza, che secondo me, se proprio vogliamo trovare un punto, diciamo, in cui siamo un po' in difficoltà, io lo vedo, lasciando stare Momo, settore lunghi, nel senso dei
4-5, perché Chillo, che hai nominato tu prima, speriamo faccia come l'anno scorso, che dopo un girone d'andata abbastanza, insomma, deludente, diciamo così, è poi riuscito a tirar fuori una buona stagione. Quindi speriamo che siano un po' i postumi dell'infortunio, eccetera. In questo momento abbiamo anche un Citam che resta in campo 30 minuti. È il minutaggio più alto. Esatto, a discapito di, eventualmente, siccome anche Grant, che potrebbe giocare anche da 4, ma questo è un altro paio di maniche. Significa che Priftis, in quel ruolo lì, crede che l'unico affidabile, anche solo per fare, perché dopo riguardo la partita, anche solo per fare quei consegnati, uno l'ha sbagliato e Prazzetto l'avrebbe mangiato, però anche solo per dare fluidità all'attacco, evidentemente gli serve. Quindi se c'è qualcosa che dobbiamo trovare da migliorare nella prestazione di Treviso, beh, secondo me, se vai a guardare i lunghi, escluso Faye, hanno fatto fatica, soprattutto i quattro lì, secondo me potrebbe esserci il punto su cui lavorare di più, perché anche sugli esterni è vero che non sono tutti Winston, di Winston ce n'è uno, di Jasmar Smith ce n'è uno, però volendo in prospettiva io vedo anche, non so, anche in Coppa Gallo secondo me può essere coinvolto molto di più. Lo stesso Grant da 3, per esempio, nel secondo tempo non l'hai mai usato, in Coppa mi aspetto che giochi di più. Secondo me sugli esterni almeno numericamente ci sei, nei lunghi adesso è Faye contro tutti. Sì, ecco. Sì. Grant, che tra l'altro ce lo state chiedendo, il motivo per il quale non è entrato Grant, noi l'abbiamo chiesto a Coach Priftis, è stato molto chiaro, ha detto semplicemente non per questioni tecniche strane, per questioni tecniche meramente rispetto a quello che volevo fare col quintetto e quello che mi stava rendendo vitale in quel momento. È chiaro che un Grant che ha fatto un ottimo primo tempo, perché ci ha tenuto lì con 11 punti, triple, sembrava quello di Venezia in gara 5, se vi ricordate, con quelle tre triple, è stato ottimo Sasha, secondo me. È chiaro che da 4, avete visto nel precampionato, ragazzi, fa fatica. Sì, anch'io lo vedo, cioè, siccome tutti in prospettiva si augurano che possa diventare un 3, però insomma, in un basket più che mai fluido, dopo guarderemo anche Trieste, tante volte gioca praticamente con quasi 5 piccoli, comunque con 4 piccoli quasi sempre, 6 minuti per esempio in una partita da 3 Grand a 4 non sarebbero la fine del mondo, ecco, perché vedo Chillo oggettivamente un pochino in difficoltà. Sì, infatti poi Chillo minutaggio basso, Gombo minutaggio basso per questioni anche di approccio. Cita 30 minuti, 31. E ci chiediamo, ma perché? Che difensivamente ha fatto fatica, non la mette mai, prende 12 rimbalzi, va bene, prende quei rimbalzi che ha preso, è che Priftis ve l'ha detto, ce l'ha detto tutti, nel precampionato, quel ruolo lì, quel giocatore lì, lui lo ritiene fondamentale, anche perché ti dà certi tipi di equilibri. Poi ragazzi, se Citam, che ha sempre fatto canestro, invece di fare 1 su 10, fa 5 su 10, 50% dal campo, anche 4 su 10 con una tripla in più. 10 sono troppi, perché 10 poi... sono troppi, sono d'accordo, però lui deve tirare. Però ragazzi, i 12-13 li ha sempre fatti, punti. Cambia la partita, sì. Perché se Cita mette tre canestri in più, ragazzi, cioè è una partita completamente diversa, lo rispettano in maniera diversa, la difesa si adegua, eccetera. In questo momento, sì, ragazzi, Cita fa una fatica blu. Cioè fa proprio fatica, però è il giocatore utilizzato di più da Priftis. Allora, secondo me nel sistema di Priftis la scelta di Citam è molto chiara, nel senso che lui ha bisogno di un giocatore che gioca fuori dalla riga dei tre punti, un giocatore che crea spazio per i compagni, di fatto solo con la sua presenza, senza fare molto altro, è un giocatore che comunque devi rispettare. È un giocatore anche di discreta personalità, perché comunque si prende i tiri che si deve prendere, anche se in questo periodo non fa canestro, quindi questo vuol dire che comunque crede nelle sue potenzialità. Io sinceramente ho qualche dubbio, e mi collego ai discorsi che avete fatto voi sull'aspetto difensivo, ovvero che non vorrei che noi vedessimo qualche rondine e pensiamo che sia subito primavera, nel senso che, ripeto, questa squadra ha dimostrato un'ottima predisposizione difensiva. È chiaro che dipende sempre chi fai giocare, ripeto, torno a Momo Faye sempre in campo, perché se
noi pensiamo che questa squadra abbia le stesse performance e prima o poi i minuti gli dovremmo dare con Gombò in campo e Cheatham insieme, secondo me facciamo molta fatica, perché non sono due giocatori prettamente difensivi che ti coprono il canestro, che prendono una mole di rimbalzi di un certo tipo. E poi negli esterni comunque noi abbiamo sempre qualche giocatore da proteggere, perché comunque per noi è imprescindibile Cassius Winston, e Cassius Winston comunque è un giocatore che deve essere protetto, con una fisicità particolare. Quindi secondo me, per dire che questa squadra ha una solidità difensiva che può mantenere per tutto il campionato, deve mettere a posto delle dinamiche di rotazione che oggi non sono ancora a posto per una questione di minutaggio. Forse però, Pietro, i 16 minuti di Uglietti hanno anche questa logica qua, perché 16 minuti senza punti, solo di sacrificio. Sì, Uglietti fra l'altro, che diciamo con Treviso non ha giocato secondo me la sua miglior partita, mentre invece nelle prime era stato più convincente. Ed Uglietti, come dicevamo l'ultima volta Basket Time, che è davvero il valore aggiunto di questa stagione dal punto di vista di confronto, perché l'anno scorso aveva avuto un impatto sicuramente minore. Uglietti, come ha detto Checco, anche Gallo, possono essere quei giocatori che sugli esterni ci danno quel qualcosa in più e quelle alternative che a noi servono, ecco. Bisogna trovare il modo di avere un Jalen Barford comunque performante o nella media, perché vi ricordate, insomma, il primo tempo a un certo punto ci stavamo chiedendo, e anche l'inizio, ecco, di terzo quarto, se Barford potesse effettivamente stare in campo, perché stava perdendo palloni, eccetera, eccetera. Dopo da lì c'è stato il click e sì, come hai ragione, che ecco, è stato comunque una parte importante della vittoria. Bisogna trovare degli equilibri, però al momento ci sono dei giocatori, secondo me, che devono ancora fare un passo in avanti. Se non lo fanno è un problema. Certo, certo, assolutamente. Su Barford poi andiamo nello spot. Dico anche che, cioè, non aspettiamoci poi partite così da Barford, perché storicamente, e lo ha fatto a Pesaro, ma era un rookie appena arrivato in Europa, in un contesto terrificante di risultati, ma anche in Russia. Ragazzi, è un giocatore che ti fa 22, 10, 25, 7, 24, poi la partita dopo casomai ti fa 15, ma col 40% tirando 15 volte. Non è un giocatore pulito né lineare nelle sue prestazioni. Cioè tu prendi il giocatore, che ne so, la guardia classica, non so, Jamar è standard. Quando è Rand è standard, ok? Livello diverso, non venitemi a dire livello ma è diverso, lo so. Sto paragonando per fare una cosa così. Barford va su e giù, quindi io non mi aspetterei, cioè mi stupirei se domani sera Barford facesse 12 punti ma tirando 13 volte, capito? Perché è così. Però ha dei momenti di furore realizzativo dove non lo fermi, ma è sempre stato così, non lo fermi. Ed è stato preso anche per quello, con i suoi limiti, cioè si sapeva perfettamente che giocatore si prendeva. Sai che prima o poi ti spara il 3 su 10 Barford, e poi casomai ciondola in attacco. Però in questo momento Barford ha trovato finalmente quella sua partita che fino adesso non ha mai trovato, speriamo che ne trovi sempre più spesso. Però non aspettatevi un giocatore da 15 costante, perché Barford farà in gondola così, e lo sarà sempre. Se diventerà un giocatore da 15 costante, avremo fatto tombola, ecco, perché sì, Barford è così. Ma secondo me non lo diventerà mai. È un giocatore, passatemi il termine, da campionato russo, di fatto viene da lì, cioè è un giocatore da campionato molto fisico a ritmi medio-bassi. E infatti si è esaltato in una partita che, per fortuna di Reggio, a un certo punto è diventato a ritmo medio-basso. Allora a ritmo medio-basso lui riesce a eccellere con quelle che sono le sue qualità, cioè un palleggio al tiro dalla media, una palla rubata, un contropiede. Se tu inizi a alzare il livello, il numero dei possessi, lui non è un handler, quindi, o un giocatore che può creare, quindi si perde. Perché? Perché finisce comunque per tirare, per aumentare il numero dei possessi, però non ha quella qualità tecnica realizzativa di una guardia da livello Eurolega. Certo, assolutamente. Difensivamente però è un bellissimo, assolutamente, giocatore, ed è anche uno che nel campionato italiano secondo me può fare un po' la differenza. Anche secondo me, Diego, infatti credo che siano state esattamente le valutazioni che ha fatto col De Bella, che è andato praticamente all'opposto rispetto, esatto, a quello che era Galloway.
Cioè voglio un giocatore che parta da alcune certezze che siano, secondo me, soprattutto difensive e fisiche. Mm-hmm. Poi tutto quello che viene in più in attacco, adesso estremizzo il concetto, sì, è oro colato. E difatti si è esaltato in una partita che aveva più o meno quel canovaccio lì. Poi poteva esaltarsi anche Cremona, per come è stata. Però voglio dire, grosso modo, per cercare di fare capire che giocatore è, si può dare una descrizione di questo tipo. Sì, però lui è stato in campo, Diego, hai ragione, in queste partite dove ha fatto oggettivamente una gran fatica. Proprio perché in difesa ci dà, no? Il fisico, sì, lo mette, ragazzi, l'ha sempre messo, esatto, su quello non si può dire nulla. Perché... anche come atteggiamento, come, sì, come proprio, sì, come, sì, sì, c'è, cioè è uno molto presente, è concentrato. Poi ha perso anche, ho visto solo una palla sabato, quindi ha messo insieme una prestazione tutto tondo, che forse, certo, come dite voi, non è facilmente ripetibile. MVP di giornata. MVP di giornata, sì, certo, per quello che può valere, ecco, discutibile, discutibile, sì, posso, no, dire discutibile, però sì, ci sta. Ci sta, però comunque, vabbè, l'ha messa lì. No, 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 ma guarda, cioè, alla fine tu, ormai tutto fa brodo per recuperare un giocatore dal punto di vista mentale. Esatto. L'MVP, la mamma che lo sta già scrivendo, perché non si possono chiamare a rapporto le mamme di Cheatham e di Gombo. lasciamo stare la mamma. Però il concetto è che secondo me, quando sei in una situazione dove il giocatore, secondo me, era più uscito di testa dal contesto, l'MVP, il pubblico che lo abbraccia, il gesto verso la curva. Ho perso forse il microfono, ve l'ho tirato, e secondo me tutto fa brodo. Però l'aspettativa che dobbiamo avere su Barford, secondo me, sarebbe sbagliata se ci aspettiamo, ecco, è arrivato, adesso sono 20, se va male 18. No, sarà 25, sarà 10, preparatevi, e sarà anche 5 a volte probabilmente. Poi sarà 30, casomai, una partita, perché è un giocatore così. Però, secondo me, i canestri che ha fatto nel momento decisivo sono i canestri che rappresentano il motivo per cui lui è qua, cioè uno contro uno, gioco rotto, va dentro, dalla media, è una sentenza se prende ritmo, perché da quel tiro dalla media, ragazzi, con la spalla che sposta il difensore, step back per prendere spaziature, tirare, ragazzi, è una percentuale elevata se è in ritmo. Quindi speriamo che, insomma, forse non è una rondine, però mi aspetto questo Barford prima o poi lungo la partita con i suoi alti e bassi. Stanno arrivando tantissimi messaggi, abbiamo dato spazio nella prima parte, più che altro all'analisi della partita. Nella seconda parte partiremo dai vostri messaggi, perché ne stanno arrivando davvero tanti e di vario livello dal punto di vista di analisi sugli argomenti. Quindi primo spot pubblicitario e poi seconda parte di Basket Time. Conad Superstore Le Querce e Cavriago, uniti nella passione. Essere all'altezza non è semplice, ma noi di Cavalca Autogru disponiamo di mezzi di sollevamento per ogni vostra esigenza. Noleggio autogru fino a 200 tonnellate, piattaforme aeree da 20 a 60 metri, autogru semoventi elettriche da 2 a 45 tonnellate anche senza operatore, ralla elettrica per spostamento macchinari da 50 tonnellate. Cavalca Autogru, da oltre 60 anni con voi, per sollevarvi dai problemi. Cavalca Autogru, a Bagnolo in Piano, Reggio Emilia, www.cavalcagru.it. Per tutte le volte in cui hai pensato fa lo stesso, per tutti i domani ai quali hai deciso di rimandare, ma soprattutto per quelli che non hai ancora visto arrivare, per le destinazioni troppo lontane, gli spazi troppo stretti, gli ostacoli troppo alti da superare. Ma le barriere esistono finché qualcuno non ci mostra che è stato possibile abbatterle. Perché la passione e il desiderio di libertà non devono avere confini. Olmedo, libertà di muoversi, senza limiti. Autofficina Cigarini e Rivi. Centro revisioni autoveicoli, furgoni fino a 35 quintali, moto, quad e scooter. Servizio gomme e revisioni bombole a metano e GPL. Salone esposizione e vendita auto. Da 50 anni a Scandiano. Cigarini e Rivi è al servizio della gentile clientela. Forza Reggiana e Forza Pallacanestro. Vi aspettiamo!
Special Billings, attiva nel campo delle forniture industriali dal 1953, si rinnova con la sua nuova sede in via Tedeschi 10/5 a Reggio Emilia, una realtà tutta italiana giunta ormai alla terza generazione. Troverai un'ampia gamma di prodotti di alta qualità e un servizio personalizzato sulle tue specifiche esigenze. Vieni a trovarci o chiamaci allo 0522 59 64 39 per scoprire tutti i nostri prodotti e servizi. Ti aspettiamo! Non potrei fare più a meno del portone del cancello automatico. Che gran comodità! E poi mi sento più sicura, pensando anche ai miei figli. Certo che con i figli non si può mai star tranquilli. Per fortuna che Sistel ripara ogni marca di telecomando per cancello. Beh, forse in questo caso meglio approfittare dell'offerta rottamazione. Sistel, centro automazioni, a Reggio Emilia. Nuova Mitsubishi Colt, tua da 149 euro al mese, con 5 anni di garanzia e 3 anni di assicurazione furto e incendio. Vieni a provarla nelle concessionarie Mitsubishi. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Vi aspettiamo nelle nostre sedi di Reggio Emilia, Scandiano e Castellarano. Seconda parte di Basket Time, che apriamo con i vostri messaggi, perché come ho detto sono davvero tanti. Ciao ragazzi, finalmente si vede un atteggiamento più combattivo, ma vedendo tutte le partite non riesco a farmi piacere Barford. Fa tanti punti, ma anche in tante azioni disastrose e dannose. Non riesco a capire se la guardia è giusta per la Uno Hotels. Cosa ne pensate? Un saluto Marcello da Reggio, ne abbiamo appena parlato. Speriamo davvero che Barthos sia veramente sbloccato e che Cheatham prima o poi arrivi. Gombo, vero punto interrogativo, comunque pazzesco con ciò che abbiamo finora, con ciò che abbiamo visto finora, avere vinto 3 partite su 4. Buona serata, ci dice Cillo. Ma un ritorno di Black è solo fantasia? Grazie Paolo. Sì, assolutamente, totale fantasia con quello che prende. Sarebbe masochismo oltre che fantasia. D'accordissimo con Checco, ho visto giocatori molto più legati tra loro e finalmente sorridenti, questo credo sia molto importante. Ciao a tutti, sarebbe possibile mettere sui social gli highlights con i vostri commenti? Allora, ce l'avete chiesto anche l'altro giorno, noi li, intanto li mettiamo nelle prestazioni più così... scudetto. Furoreggianti, eccetera. Però c'è una questione di diritti che purtroppo blocca tutto e diciamo che se lo fai ogni tanto fa lo stesso. Se lo fai sempre, quindi già su YouTube vedete che noi durante la puntata non riusciamo più a fare vedere gli highlights della partita perché, come abbiamo detto, anche quelli presi dallo YouTube della Lega su YouTube vengono contestati come copyright. Quindi dopo vi trovate le puntate tagliate in alcuni pezzi perché abbiamo dovuto tagliare l'highlights, altrimenti la puntata non ci veniva lasciata fruibile. Quindi capite bene che insomma stanno facendo tutto quello che possono fare per negare visibilità al basket, diciamo che lo stanno facendo. Chiaramente parlo di diritto di cronaca, sarebbero i 3 minuti che tu potresti far vedere sempre per deontologia giornalistica, però i proprietari dei diritti la pensano diversamente e YouTube evidentemente gli dà ragione. Stessa cosa i social, quindi è questo il motivo per cui li mettiamo solamente ogni tanto. Non togliete meriti alla mamma di Barford, giusto, bello sto messaggio. Sabato attacco mediocre ma grande difesa, come l'anno scorso, cavallo di battaglia di Priftis. Visto che con Barford ha funzionato, chiediamo alla mamma di Gombo e Cheatham di rispondere ai tifosi sui social. E poi per Diego, c'è un messaggio di Robby del Caffè Europa che salutiamo. Buonasera, vorrei sapere dal talismano se si ricorda il nome della squadra ungherese di domani sera. Posso dirlo alla Bragagna? Puoi dirlo alla Bragagna. Falso Zombatei. Bellissimo, bellissimo. Falso Zombatei, questa è la pronuncia corretta di... Chiaro che diremo Falco perché altrimenti ci prendereste per l'ottimo Bragagna che è maestro di tutti noi. Però visto che ci state chiedendo ma domani sera come si pronuncia, anche altri messaggi, bravo Diego. Ho visto però la pallacanestro gialla l'ha risolto con Falco. Sì, anche Priftis. Anche Priftis. Però sarebbe falso e quindi esatto. Anche lì c'è l'inghippo. Ripetilo. Falso Zombatei. Perfetto, ottimo.
Ottimo, assolutamente. E domani sera, vi ricordo, alle ore, anzi, domani pomeriggio, ore 18, la partita da Zombatei, seconda partita del girone di FIBA Champions League. E questo, grazie Mirko Zucchi, è la situazione del girone F con Reggio e Falzo. Adesso dico Falzo, ho deciso che dirò Falzo tutta la partita e tutta la telecronaca di domani, anche perché se si chiama Falzo la chiamo Falzo, ma non mi chiamano Alebandro, mi chiamano Alessandro, e quindi è giusto chiamarli come bisogna chiamarli, che sono le squadre in testa nel girone per le loro rispettive vittorie con il Ritas e con lo Slask Wroclaw. Buonasera, gli unici due giocatori indispensabili sono Jamar e Faye. Dobbiamo fare in modo di non spremerli eccessivamente. Non sono d'accordo con Pietro per quanto riguarda Cassius, perché spesso con Uglietti la squadra ha un'intensità diversa, pur con minore talento. Cassius deve migliorare anche il linguaggio del corpo se vuole essere decisivo e coinvolgere di più il pubblico, ci dice Andrea. Faye, che secondo voi è pronto per giocare qualche minuto in coppa o in campionato? Per Barford la tabellata da 3 è stata la scossa, perché fino allora è stato un disastro, ci dice Gianluigi. Allora, su Faye, che ragazzi, giocherà se siamo a meno 20 o più 20? A questo in campionato e probabilmente anche in coppa. Diciamo che è il dodicesimo Faye, che giocherà con l'Under 19, quindi questo è quanto. Chiaro che nulla vieta di mandare in campo, come sono andati in campo i Cipolla, i Bonaretti, i Suljanovic, eccetera, anche Faye, in caso la partita lo consenta. Però se ci chiedete, avrà minuti durante la partita, se è partita, salvo cataclismi, infortuni, falli, eccetera, non li avrà. Di Citam, se ne venite al campetto di San Luigi ne trovate di meglio. Barford, Rafa, Leao, De, Noatri. La speranza è che durante la stagione, magari tagliato dal suo club, uno di questi giocatori torni anche da settimo straniero se andiamo avanti in coppa. Black, Galloway, Weaver. Spero che Decker abbassi le pretese, perché Londra si gratta i pollici. Metti giù le voglie, perché né Black, né Galloway, né Weaver torneranno mai a Reggio. Quindi, e poi soprattutto da settimi stranieri, perché non facciamo lo straniero di coppa. Quindi su quello scordammoci un passato, come si diceva. E questi sono i primi messaggi. Volevo coinvolgervi anche su un aspetto. Oggi tra l'altro è uscito anche su Sportando, l'altro giorno, girando nella nostra così malattia di passione del basket, domenica girando su alcuni siti e profili americani, diversi specializzati nel draft hanno cominciato a dire: ah, Mohamed Faye, Reggio Emilia, center, 13, 8, 9 rimbalzi, 3 blocks, late first round addirittura alcuni hanno detto. Allora io ho detto, late first round, cioè tardi primo giro, ho detto, oh, forse ancora un po' presto. Però quando cominciano a svegliarsi quei siti lì, evidentemente l'interesse c'è. L'altra sera c'era uno scout di Denver, Charlotte, sì, uno scout c'era e si è vista una bella partita. Ragazzi, io ripeto quello che ho detto la settimana scorsa e chiedo anche a te, Diego, perché giustamente ti coinvolgo, visto che la settimana scorsa le nostre opinioni le hanno già sentite. In questo momento Momo è il 1-2-3 tra i top 3 centri del campionato e ha 19 anni. Cioè, fuori discussione che cioè che qualcuno si interessi a lui, perché succederà, è ovvio che sia così. Credo che già l'anno scorso in qualche modo qualcuno gli abbia messo gli occhi addosso, poi giustamente si è fatto una scelta, ha fatto una scelta di rimanere a Reggio, di continuare per il suo percorso di crescita. È obiettivamente dominante in Serie A, io me lo chiedo, e più vedo le partite e più mi do conferma di questa tesi, faccio fatica a pensare a chi può tenere Momo Faye al suo meglio. Poi, detto questo, ricordiamo che ha 19 anni, dobbiamo consentirgli anche qualche passaggio a vuoto, dobbiamo consentirgli di sbagliare i liberi, che è una cosa che dà molto fastidio al pubblico reggiano, e io lo capisco. Però scusa, ti interrompo, quest'anno dal primo libero che ha tirato in pre-season si è visto che ha cambiato meccanica. Ha già cambiato meccanica, assolutamente. Però dobbiamo consentirgli di sbagliare ogni tanto i liberi, cioè dobbiamo consentirgli di proseguire questo percorso di crescita, perché se lui è a Reggio è perché deve crescere e diventerà, obiettivamente, faccio fatica a pensare che a meno di infortuni o di cose particolari non diventi un grande centro di alto livello, anche Eurolega o, perché no,
di là dell'oceano, insomma. Non so se sono d'accordo anche i miei no, compagni no. di viaggio. Pietro sì, sì, no, ma io... Pietro lo vedo a orzi nuovi, lo vedo. Dubbi su Fire. Vai. No, personalmente in questo momento con Nibo di Milano fuori dai giochi e Bilan che comunque un giocatore diverso, credo che possa essere considerato anche il centro numero uno del campionato. E, in prospettiva, secondo me, io vedo molta gente che dubita di lui anche a livello NBA, ma se non voglio fare il fenomeno perché sono malato di NBA, insomma quelli che pensano una cosa del genere è tanto tempo che non vedono l'NBA, nel senso che ci sono 30 squadre. Ci sono sostanzialmente 12 giocatori fissi più 4 che hanno il two-way contract, quindi di fatto sono 16 giocatori per ogni squadra. Beh, io dico che già adesso Momo, se volesse andare là, non da protagonista, da role player, magari con il two-way contract, eccetera, eccetera, potrebbe comunque iniziare l'avventura, secondo me, già domani. Non lo ha fatto, non si è messo nel draft per una scelta anche strategica, lo sappiamo, anche della sua agenzia, e... però credo che l'anno prossimo, io per esempio ho visto le proiezioni di ESPN, lo danno 83, che quindi sarebbe sì, fuori. Sì. Però in generale, come dici giustamente tu, il solo fatto che inizino a parlare di te in un mock draft, cioè in una simulazione di draft, ti colloca già a un livello superiore. L'anno scorso nel mock draft di fatto non c'era mai finito. Draft terribile l'anno scorso, tra l'altro. Draft terribile, tra l'altro. Quindi col senno di poi forse qualcuno magari si pentirà anche. E sì, deve mettere a posto ovviamente i tiri liberi. E per ricollegarmi all'intervento del telespettatore prima, si difende benissimo da solo Pietro Chierici, quindi non ha bisogno dell'avvocato difensore. Non dimenticherei però che Winston, nei numeri di Momo messi assieme già in queste partite, ha un coefficiente molto molto alto, ragazzi, perché Winston un paio di volte, io non so se la gente li ha equivocati come tentativi di entrata falliti, ma Winston un paio di volte ha fatto degli assist che sembravano tipo, no, dell'entrata canestro, ma erano assist per Momo che io a Reggio non ho mai visto, cioè no look andando verso il canestro per schiacciata di Momo. Quindi è un giocatore che sicuramente è forte, però non dimentichiamo che, ecco, in prospettiva io lo vedo di fianco a un giocatore che sappia passare la palla in questo modo, perché non ha ancora il post basso dei grandi del basket, quindi è un giocatore che ha bisogno di essere innescato in velocità, quindi non dimentichiamo anche questo aspetto di Winston. Però gancio, mezzo gancio, avvicinamento, un certo tipo di roll con controllo del corpo, ragazzi, li ha messi dentro in 3 mesi, cioè, beh, no, dai, ci deve già l'anno scorso. Comunque, no, ma la qualità, beh, cioè, adesso, a quel livello lì, adesso, no, ragazzi, dai, il semigancio di Momo, no, è al 60%. Allora, intanto, secondo me, chiudo l'argomento, Winston, gli assist di Winston, secondo me dobbiamo moltiplicare per 2, perché lasciate stare quelli che probabilmente gli segnano su Momo, ce ne sono tanti altri in cui lui muove la difesa, sì, e sì, dopo arriva qualcuno, perché la penetrazione, la capacità di riuscire ad arrivare al ferro di Winston ce l'hanno in pochi, con quel controllo del corpo, e che appunto gli permette anche di non arrivare a 100 all'ora, ma di riuscire a fare assist. E quindi per noi è importantissimo. Bene, andiamo su Momo. Io, sapete, già l'anno scorso l'unica speranza che io avevo è di vedere un altro anno di Momo Faye qua a Reggio, e sono stato accontentato. E oltre a questo, secondo me, quello che gli posso davvero augurare è una carriera ai massimi livelli già a partire dalla prossima stagione, perché se lo merita. Ma poi perché la sua grande caratteristica è il fatto che lui è cresciuto in maniera lineare giorno dopo giorno. Cioè, giustamente, i giovani, no, che devono farsi le ossa, Diego giustamente diceva, permettiamogli di sbagliare. Ma noi abbiamo visto un ragazzo di... Perché sì, sbaglia, sì, poco. Certo, no, noi abbiamo visto un ragazzo di 19 anni estremamente consistente da quando... Certo. Ha iniziato a giocare, cioè l'altro ieri, no? Abbiamo visto una crescita costante. Mi ricordo la scorsa stagione che avevamo qui Beppe Mangone, che lo ha seguito da vicino, e facevamo l'elenco delle caratteristiche che tempo per tempo aveva messo in dentro il suo zaino. Perché? Perché prima si girava solo su una spalla, dopo ha iniziato a mettere anche l'altra spalla. Cioè adesso... E riesce a mettere comunque la palla per terra senza fare passi, ha una crescita davvero costante. Io sinceramente, anche nella sua crescita, spero davvero che l'anno prossimo
riesca a trovare il giusto, al di là che sia NBA, non NBA, Eurolega, cioè il giusto posto per continuare questa crescita. Questo è quello che gli dobbiamo augurare, certo. Anche perché dal punto di vista umano, cioè secondo me siamo davanti a un ragazzo che non sembra neanche reale. Cioè, ma io lo guardavo, no, davanti ai tifosi con la bandiera. Cioè, un ragazzo che si diverte, che potrebbe montarsi la testa. Un ragazzo che potrebbe avere degli atteggiamenti sbagliati. Ma l'avete mai visto avere un atteggiamento? Vi ricordate il suo rapporto fantastico con Black? Ma con Atkins è stato lo stesso, con Gobbo lo stesso. Cioè, un atteggiamento verso i compagni e verso gli allenatori che, se li guardate, sicuramente per il loro bene, non gli concedono tantissimo, ecco, quando c'è qualcuno che arriva al ferro, l'assistente lo guarda e gli dice ma insomma dovevi far così e così, così, e lui non ha mai avuto un atteggiamento, quindi io davvero gli auguro il meglio e spero che lui trovi una situazione in cui sia continui questa crescita. Non so se sia meglio il two-way contract, piuttosto che vedere, invece certo. Trovare un'ottima squadra in Eurolega che magari gli offre un contratto pluriennale e lui possa fare certo. Un ragionamento pluriennale con una squadra certo. E misurarsi e crescere, poi dopo vediamo. Per gli standard NBA chiedo a livello fisico, ma non è un po' troppo undersized da giocare da 5? No, perché adesso ragazzi ci sono dei centri NBA che sono proprio fatti così. Guardate Bam Adebayo che è stato ha vinto oro olimpico, cioè è un 2,5 2,6, adesso ha caratteristiche diverse, certo. Momo, e poi una cosa che ci siamo forse dimenticati, abbiamo scautizzato tutto l'attacco, sta cambiando le partite in difesa. Bravo, esatto. Tre stoppate di media, aiuti. Che viene un po' il discorso degli assist di Winston, gliene segnano 3-4, ma dovrebbero essere... I tiri deviati anche la scelta previso. Dell'attaccante che va dentro, vede Momo. Esatto, dovrebbero essere indietro. 15. No, sì, sbaglia il tiro, perché ha sbagliato? Perché ha provato a fare una parabola. È terrorizzato, esatto, da Momo, e poi tutte le palle che magari non riesce proprio a stoppare, o neanche a afferrare come rimbalzo, però devi verso un compagno certo. Che poi riprende il possesso certo. Palla, cioè ragazzi è dominante. Però insomma ci dite anche che secondo voi dove lo vedreste a livello di posizione? Beh, adesso ragazzi il draft NBA è già una scienza inesatta un'ora prima del draft. Infatti, immaginatevi 8 mesi prima, cioè a parte Cooper Flag, secondo me oggi dalla seconda alla decima possono mischiarsi tutto, e poi dopo c'è tiri un calcio alla siepe. Cioè. Facciamo che pronosticheremo all'ultima puntata, eventualmente pronostichiamo qual è la scelta. Avremo un po' di Cooper Flag, se non è. No, sì, Cooper Flag ne passa uno ogni tanto di Cooper Flag, quindi lui sarà la 1, poi il resto. Uno dei messaggi che arriva più spesso negli ultimi anni è: ma la formazione italiana di Momo, quando la completerà, così non la ragazzi, completerà. No, ma ragazzi, è l'ultimo dei problemi. La cosa più inutile della storia, sinceramente. Nel senso che gli consiglio di non prenderla, tanto non servirà. Non gli servirà. No, assolutamente. Allora chiedo a Mirko Zucchi di andare a vedere anche i risultati della terza giornata di LBA, che si è conclusa domenica sera con Trapani vincente con Scafati. Tortona perde in casa con una Trieste super, e oggi Trieste, senza timore di essere smentito, diciamo che è la squadra più divertente e solida dell'intera Serie A, perché gioca bene e vince, ed è veramente bella vederle giocare. Speriamo di essere L'aspetto negativo è che è la prossima avversaria di Reggio, e andiamo là. Però ragazzi, già l'anno scorso ha vinto da underdog la sua parte dei playoff. Quest'anno ha messo dietro i giocatori super, con un'idea di squadra molto sensata, sta facendo bene, Jamion Christian sta allenando alla grande, secondo me è una squadra proprio bella da vedere, divertente, e mi fa proprio piacere di vedere una squadra che gioca così. Venezia perde in casa contro la Virtus, tra l'altro Venezia stava... Tortona vince. No, Tortona, hai ragione, scusami, Venezia non c'entra niente, però Venezia ragazzi, è vero, è a zero, però ragazzi ci sta giocando, cioè hanno 4-5 infortunati, si è rifatto male Casarindo dopo che aveva provato a giocare un po', l'altro giorno si è fatto male ancora, cioè... Giovedì a Valencia gioca. Giovedì a Valencia, ecco, perfetto. Perché le disgrazie non vengono mai sole, però ragazzi Venezia in questo momento non starei neanche a giudicarla, cioè ci sono rotti tutti, è dovuto cambiare, è vero che è a zero, ma è veramente parziale la posizione di Venezia. Intanto non mandate più su WhatsApp perché se ne è saltato il tablet, perfetto. E Reggio batte Treviso, Sassari vince una Napoli contro una Napoli in crisi nera. Napoli oggi ha messo fuori squadra all, quindi prima epurazione.
E proprio per motivi tecnici, quindi lo cambieranno, ma Napoli in questo momento, che era senza Pengos l'altro mezzogiorno, è in grossa difficoltà e quindi sicuramente ci aspettiamo dei cambi. Sassari non gioca un gran basket, però alla fine qualcosa mette dentro, sì, non mi fa impazzire, però Trento conferma di essere una squadra super in forma contro, vabbè, Varese io non so neanche più. Corri e tira. Corri e tira. Siamo, per adesso corre, tirano anche. La terza partita in cui ne prendono più di 100. Oggi stavolta ne hanno presi 106. E vabbè, Trento però, insomma, bella tosta. Milano batte Brescia, nonostante entrambe abbiano provato a buttarla via alla fine, con palle perse a ripetizione, gente che cadeva, gente che la passava a nessuno, ma alla fine Brescia tira per il pareggio, ma sbaglia. Checo, ti chiedo un commento tra Cremona e Pistoia, perché potrei diventare sgradevole, prego. Ma no, l'ho vista tutta la mia domenica, è stata talmente triste che mi ha portato alle 18:15, alle 18:15 a guardare questa partita, e che dire, no, ne parlavamo anche nel fuori onda, è stata veramente una bruttissima partita di basket, che forse ci ha fatto capire anche perché bravo. Reggio stessa avesse giocato una bruttissima partita di basket, nel senso che Cremona non è esattamente lo sparring migliore, decisa dal figlio del presidente, che è stato mandato tra l'altro sul cubo dei cambi dal presidente stesso e contro il volere del coach Dante Calabria, figlio del presidente, che ha segnato il canestro della vittoria e ha chiuso con 9 su 10 da 2 facendo 22 punti, quindi eroe. Quindi praticamente la famiglia Rowan ha sostanzialmente condannato Cremona alla sconfitta. Cremona che ha perso una partita che praticamente aveva già vinto, perché si è ritrovata a 6 secondi alla fine, sì, più 1, palla in mano, con Pistoia che non aveva ancora raggiunto il bonus, quindi per mandarli in lunetta e provare a avere l'ultimo tiro avrebbe dovuto fare un altro fallo in 6 secondi, poi fare un altro fallo ancora per mandare in lunetta. Ma Eboa ha pensato bene di cestinare la palla che dopo è andata a Pistoia ed è successo quello che vi ho raccontato. Tu Diego l'avevi detto, visto che eri con noi a Cremona, ma non è che Cremona nella cara edition fa giocare male gli avversari? Ti rispondo oggi, sì. Vedi? No, perché alla fine ho avuto questa percezione di una vittoria che noi abbiamo quasi commentato come fosse stata una sconfitta. Sì, abbiamo giocato tutto sommato male, ma forse ci ha fatto giocare male anche Cremona, che ha quest'arma, perché sì, tante altre non ne ha, non ne vedo, ecco. Quindi magari Coach Cavina penso possa puntare su questo tipo di cose. No, mi chiedevo Trieste, che partita vedremo Trieste, perché sono molto curioso, nel senso che so. Intanto c'è il mio idolo Colby Ross, che avrei voluto... Tu hai due idoli, diciamo, fai outing. Questo è quello buono, ma di l'altro... No, non so a chi ti riferisci, faccio finta. Ha giocato a Reggio domenica. Ha giocato a Reggio domenica... Macura, ok. Macura, che devo dire... Spiega, okay. Spiega a tutti, perché devi uscire da questo cul-de-sac. No, è vero. Macura è un giocatore che ami quando ce l'hai nella tua squadra e lo odi quando ce l'hai contro, perché chiaramente è un cattivo. Ma adesso lo vedo anche fisicamente un po' indietro, secondo me verrà fuori Macura. Non è un cattivo giocatore, insomma, per la Serie A è un ottimo giocatore, soprattutto un buon tiratore. No, assolutamente, scherzi a parte. No, dicevo, Trieste, che partita vedremo? Io vi lancio questa provocazione, sono contento di arrivare a giocarmela con Trieste, con loro in questo hype straordinario. Anch'io, sono d'accordo. Non so se siete d'accordo con me, nel senso che sicuramente è una bella squadra, ha preso un po' l'ossatura della Varese di 2 anni fa con Ross e Brown, però voglio dire, preferisco arrivarci con noi in crescita e loro in questo hype, che speriamo li possa anche portare a fare qualche leggerezza. Preferisco sempre pensare che siamo noi a giocarcele e a portarla a casa con le nostre armi, non so se siete d'accordo. Sì, io dopo vi lascio rispondere, ti dico anche che queste tre vittorie consecutive, poi c'è la partita di domani contro lo... Falso Zombatei. Io credo che ti portino là, Pietro, anche con, non dico la leggerezza di dire dobbiamo crescere, quindi questa non è leggerezza, perché domani, devi dimostrare, dico domenica Trieste. Sera contro Trieste, non leggerezza, perché non è che puoi andare là e farla così, tanto chi se ne frega, ci mancherebbe, non è quello, però hai un record di 2-1 e in questo momento andare a perdere a Trieste non sono punti persi, ci arrivi comunque con una partita buona,
con la Coppa che speriamo che confermi, devi confermare, però puoi anche giocartela, nel senso che non è che la partita da dentro fuori, oddio, devi vincere perché altrimenti è un disastro, che no. Cosa? Io spero solo che si vedano i miglioramenti di questa squadra, ecco. Poi è chiaro che vincere è la speranza di tutti, però vincere in questo momento a Trieste non è facile. Sì, sarà molto dura. Io condivido al 100% quello che hai detto tu e anche quello che ha detto Diego. Poi ci sono degli aspetti tecnici, che quelli sono tecnici sia se loro sono in hype o non lo sono. Aspetti tecnici, ovvero il fatto che c'è un livello di sfida molto alto che noi troveremo. E la partita io credo che non sarà tatticamente molto diversa rispetto a quella di Trieste, spiego, fatta da noi intendo, noi con Treviso. Noi con Treviso avevamo davanti una squadra che gioca molto bene nei primi secondi dell'azione, ha un playmaker Bowman che, diciamo così, in transizione forse è uno dei primi della Serie A, metà campo ovviamente rivedibile, e Trieste in casa loro potrebbe avere la stessa velleità. Noi abbiamo completamente rinunciato a fare il nostro contropiede proprio per cercare di portare la partita verso appunto un certo tipo di partita, e con Treviso ci è riuscita alla perfezione e coach Priftis, gli abbiamo chiesto, era molto contento di questo. Dovremmo cercare di fare questa cosa qui, ovvero non farli accendere, e soprattutto dal punto di vista mentale dovremmo essere molto pronti alle loro folate, perché quando tu trovi una squadra in hype, se tu l'unico modo di vincere non è dire beh adesso perdono da soli, no, è dire io resisto e poi dopo a un certo punto quando manca l'ultimo quarto e siamo meno 7, la squadra di casa dice ah non sono morti, sono ancora qua, e allora lì si inizia a vedere di che pasta sei fatta. Checco, recupereranno probabilmente anche Reyes, che è andato a referto l'altro giorno ma non ha praticamente, non, anzi non ha giocato, adesso mi sfugge, non ha giocato. E di fatto è la squadra dell'anno scorso con due innesti della Varese, come ha detto Diego, che ha fatto benissimo, dove c'era anche Reyes, mettendo dentro dei giocatori che sono assolutamente dei role player come Yutov, che è un giocatore che se mi dici domani lo prendi, detto così no, ma per come è inserito in quel contesto sta facendo il suo alla grandissima. È una squadra in questo momento in fiducia, spinta da un pubblico esagerato, che vuole stupire, che sta capendo che può stupire. Ragazzi, in questo momento secondo me è il campo più difficile della Serie A, perché Milano non è in palla, Bologna stasera stava perdendo di tantissimo in Eurolega, io di altre, cioè Trento non è così tosta. Sì, aggiungerei all'elenco anche Valentine, che poteva avere secondo me una carriera NBA anche diversa, poi qualche infortunio di troppo, esatto, qualche infortunio di troppo. Non si è visto quello che aveva. L'ha un po' limitato. Dal punto di vista tattico e tecnico hanno già detto tutto. Scusami, che ecco, questa, guardate, grazie Mirko Zucchi, guardate Rowan, che è il presidente, che chiama suo figlio, che è quello che si alza la panchina, che va. Rowan è quello prima del cubo. Esatto. E Calabria gli dice: no, guarda, cosa stai, non hai capito. No, no, ma a quel paese, lascia perdere, fallo andare su. Ma cosa? No, io sono allenatore, ma cosa vuoi? Ma va là, te non capisci niente. Certo. Va via. No, sta zitto. E Rowan gli dice: no, sta zitto che io entro. Rowan, che è messo sul cubo dal papi, io pensavo che dicesse: vabbè, no, cioè non entro a questo punto se l'allenatore non vuole. No, invece dice: no, io entro perché... E ti vinco la partita, la squadra è nostra, poi è andata così. No, questa è una scena incredibile. Imbarazzante. Questa è una scena incredibile. La traduzione mia è fedelissima rispetto a quello che è successo. Però qua bisognerebbe aprire una... Aspetta un attimo, scusa, finiamo, sennò ci perdiamo. No, vabbè, ma dal punto di vista tecnico e tattico hanno già tutto loro. Acqua e fuoco, cioè in questo momento Trieste è fuoco, noi siamo acqua, vedremo chi vincerà. Abbiamo proprio due modi, come hanno già detto giustamente loro, due modi di interpretare quest'anno la pallacanestro diametralmente opposti. E siccome abbiamo un discreto vantaggio nel settore lunghi, mi preoccupo un po' che nell'ultima partita sia risvegliato Jeff Brooks, che era dormiente da anni, e quello è un tipo di giocatore contro cui noi faremo fatica, secondo me, un po' in tutto il campionato. C'è un atipico che balla tra il
3, il 4, volendo anche il 5 adattato, quindi è una partita sicuramente dura. Io però non sono così pessimista, nel senso che secondo me possiamo avere le armi giuste per metterli in difficoltà. Tra il metterli in difficoltà e fare il blitz a Trieste ce ne passa, ecco. Sì, assolutamente. Allora facciamo così, andiamo al secondo spot pubblicitario, poi finiamo di commentare la scenetta dei Rowans, della famiglia Rowan, e poi parliamo del falso Zombatei. Del falso Zombatei, vale a dire la partita di domani sera ore 18 in BCL, in nella regia, e poi ultima parte di Basket Time. Trasforma la tua area cortiliva con le pavimentazioni Benassi. Benassi SRL è leader nella sistemazione di aree cortilive, differenziandosi per affidabilità, professionalità ed efficienza da oltre 40 anni. Tecnici esperti e tecnologie all'avanguardia sono in grado di soddisfare qualsiasi tua esigenza. Contattaci. Per avere un preventivo gratuito chiama il numero 0522 920771. Benassi, il migliore investimento per il tuo costruire. Qualità, eleganza, professionalità. Da 60 anni Onoranze Funebri Croce Verde è il punto di riferimento nei servizi funebri a Reggio Emilia e provincia. Servizio attivo 24 ore su 24 con reperibilità immediata, assistenza personalizzata con operatori qualificati direttamente a casa. Uno sportello di supporto psicologico per l'elaborazione del lutto. È una scelta buona. Scegliere Onoranze Funebri Croce Verde significa sostenere la pubblica assistenza al servizio della comunità. Chiama 0522 3200. Una scelta buona. Pasta fresca e gastronomia Bellesia. Da Bellesia trovi solo prodotti freschi e genuini. Cappelletti, tortelli verdi e di zucca, lasagne al forno e fritti freschi di giornata, dall'erbazzone fritto al baccalà con colla. Pasta fresca e gastronomia Bellesia, a Rio Saliceto, via Marzabotto 4C. A Reggio Emilia nasce la nuova casa funeraria Croce Verde. Uno spazio di pace e serenità per dare l'ultimo saluto a chi amiamo. Un luogo pensato per tutti, che accoglie ogni credo e cultura. Un servizio funebre con Croce Verde è un gesto d'amore. Tutti i proventi sono devoluti alla pubblica assistenza Croce Verde. Chiamalo 0522 3200 o visita il sito web. Prova i mini fagolosi, gli snack piccoli nella forma e grandissimi nel gusto. Ora li trovi anche nei nuovi gusti alla pizza e ai cereali. Grissin Bon rende tutti più buoni. Unispa, distributore di dolcezze, ingrosso specializzato per bar, tabacchi e ristorazione di dolciumi, vini e liquori. Per Reggio Emilia, Parma, Modena e Piacenza. Siamo distributori prodotti Nestlé Perugina e Foodness e Cantina Le Manzane. Unispa, gamma completa di prodotti per la soddisfazione dei nostri clienti. Terza parte di Basket Time, scusate, stavamo provando a ripristinare l'iPad per i messaggi, con la partita di domani, ore 18, quindi vi ricordiamo diretta da Zone, per chi non potesse seguirla perché è un orario ancora parzialmente lavorativo per molti, radiocronaca diretta su Teletricolore. Questa è la arena senza regole di Zombatei. Bello quello sfondo lì. Molto. C'è una foto, Mirko, ci sono due foto per cortesia, quello sfondo, perché quello sfondo lì mi ha rotto il cervello da quando l'ho visto prima. Cioè, ma come puoi pensare di fare una roba... Eccolo qua. Perché? Cioè, cosa ti spinge a fare? È peggio dell'arrampicata di Casale Monferrato questa. Sì, che dietro c'è la palestra d'arrampicata. Sì. E... eccola qui, l'arena senza regole. L'arena senza regole. Eccola qui. Però ragazzi, vabbè, però detto ciò, adesso scherzi a parte, il Falco, che chiameremo Falco ma si chiama Falso, è una squadra che viene da una vittoria, da vittorie in campionato, da vittorie in Coppa. Domani affronta Reggio da imbattuta, è una squadra che, presi giocatore per giocatore, non è una squadra fenomenale, ma sono di quelle squadre
strane, di quei campionati strani che sono solide. E sono solide perché hanno dei sistemi di gioco di un certo tipo. Abbiamo due, anzi tre conoscenze, una parziale, una e due assolutamente del campionato italiano, che sono Zoltan Pearl, sì, quello Zoltan Pearl di Capo d'Orlando, e c'è anche Matthew Taibbi, che è un giocatore che in Italia ha fatto molto bene a Cremona, se vi ricordate qualche anno fa. Un giocatore che ha punti nelle mani, un 4 bianco, un giocatore con tiro da 3, ma anche con fisicità, un bel giocatore. E poi ci sono giocatori che conosciamo come Marvin Clark, come Akos Keller, che ormai avrà 60 anni, ma Akos Keller ormai gioca, no, adesso scherzi a parte, penso però sia intorno ai 35-36 anni. Però è una squadra che è tosta, cioè Diego, sono quelle squadre che noi in Europa tendiamo un po' a sottostimare perché crediamo a chi sono questi, poi andiamo là e capiamo che il basket non si gioca solo in Italia, a maggior ragione in questi anni. Vabbè, quando arrivi là e trovi anche questo sfondo di questo, di queste mura, di questo castello, è chiaro che ti impaurisci, insomma, un attimo. Però a parte gli scherzi, leggevo anche le dichiarazioni di Priftis, è una squadra che ha diciamo un'ossatura della nazionale ungherese, che forse non è una delle nazionali migliori che abbiamo visto in questi anni, però che comunque è solida, se giocano insieme da tanto tempo, campioni di Ungheria, sì, diverse volte, sì. Negli ultimi anni, non che questo abbia un significato particolare, però comunque sono quelle squadre che incontrate là in modo particolare, secondo me meritano una grande attenzione. Assolutamente sì, e che ecco, una squadra tra l'altro che gioca un ritmo non esagerato. Quindi dal punto di vista dell'accoppiamento tecnico potrebbe anche essere la squadra che per Reggio in questo momento tutto sommato non va malissimo, non corre, però è solida in attacco e in difesa. Sì, a me sono rimaste impresse le parole di Priftis, che ha detto non dobbiamo giocare in maniera selvaggia. E questo secondo me dice molto della partita di domani e anche di quello che lui pensa della squadra che sta allenando. Cioè, torniamo al discorso di prima, che è una squadra che se resta su quelli che sono i suoi binari preferenziali, ovvero un ritmo diciamo medio-basso, una difesa fisica, una gara comunque impostata su ritmi appunto non esagerati, può battere chiunque e non dovrebbe avere difficoltà a battere il falso Zombatei. Esatto. altrimenti, ecco, se la gara diventa una corrida, rischia anche di perdere contro il falso Zlomatei, quindi certo. Questo riassumendo a grandi linee quello che mi aspetto da domani, quindi se Reggio riesce a fare una partita intelligente con un ritmo regolare, io non credo che abbia problemi a portare a casa i due punti. Se invece in qualche modo esagera con le forzature o non è connessa, ho visto Winston arrivare in palestra in ciabatte con la borsina della Signor, se avete visto, ecco, se Winston non si allaccia le scarpe, allora potrebbe esserci qualche problema in più. Assolutamente. Pietro, è chiaro che una vittoria domani contro il falso sarebbe già una bella proiezione per il girone, perché poi hai vinto in casa con Ritas, là in Ungheria, insomma, è vero che non è fatta, però anche perché c'è sempre il discorso abominevole del punto per la sconfitta, sì. Però ragazzi, cioè, è un girone dove Reggio, dai, possiamo dirlo, è tosto, ma dobbiamo passare il turno, dai. Quello assolutamente, soprattutto con la prima vittoria del Ritas. Attenzione a non sottovalutare la squadra ungherese, perché comunque giochiamo in trasferta, anche secondo me dovremo controllare il ritmo, perché comunque ci troveremo in una situazione comunque un po' particolare, no? La prima gara in trasferta in Coppa, insomma, ci dobbiamo anche abituare a un ambiente molto diverso rispetto a quello delle arene dove siamo stati fino adesso con questa squadra. Con quel tendone lì, tra l'altro. E quindi, insomma, cioè io andrei piano a vederci proiettati già a 4 punti, ecco. Io dicevo che una vittoria ti avrebbe... Sì, no, certo, sì, certo, però è comunque una sfida impegnativa, ecco. Detto questo, fammi dire solamente, Ale, te lo faccio dire. Intanto la Virtus sta provando il miracolo, è sotto di 1, è stata sotto anche di 15, e quindi di conseguenza adesso vediamo come finisce la partita.
E fammi dire solamente una cosa che c'avevo lì di prima della scenetta di Cremona. No, solamente per dire questo, cioè questo ci dovrebbe fare ricordare, e noi che andiamo a vedere delle partite, conosciamo le situazioni nei vari campi di Serie A, compresa anche la 2, che qui a Reggio Emilia come proprietari e come proprietà siamo stati abituati molto bene da quelli di prima e siamo abituati anche molto bene da quelli di adesso, perché in giro per i campionati ci sono delle situazioni oggettivamente imbarazzanti di proprietari che fanno delle cose... Ma che vada il proprietario in panchina. No, ma poi anche questo, ma questo anche perché noi abbiamo, insomma, abbiamo una storia fortunatamente di proprietari reggiani che tengono a questa squadra, che hanno a cuore la squadra, hanno a cuore la loro reputazione legata a questa squadra, sì, nella perché... città. Perché questo, cioè, Rowan adesso, per carità, però ha una figura del genere, al di là del fatto che sconfessi completamente il tuo allenatore. E questo non potrà che avere ripercussioni negative sullo spogliatoio e sulla squadra, poi ricuciranno bravi loro, però quello che, questa scena che si è vista adesso non so se si può rivedere, ma è una cosa, secondo me, fuori da ogni logica. Ecco, grazie Mirko, sì, ma... perché veramente... Cioè... dal punto di vista di etica, rispetto dei ruoli, sportivo proprio, veramente abominevole. No, poi tra l'altro la reazione anche di Rowan giocatore, cioè dopo il battibecco, sì, Calabria, Rowan presidente, che l'abbiamo visto, vabbè, l'abbiamo visto, ma il giocatore che sostanzialmente manda quel paese, l'allenatore diceva io entro ma per non rompermi le scatole. Ma questo perché tratti la squadra come se fosse una tua questione personale, familiare, come un tuo giochino. No, pazzesco. E non è, la squadra non è un tuo giochino, cioè la squadra è un valore di tutta la comunità, di tutta la città, cioè l'ha mandato quel paese. Ragazzi, Roma gli dice sta zitto. No, questa è una scena, no, obiettivamente. Domani. Fa anche un po' ridere, però è una scena. Ricordo Brugnaro che parlava con Casarin. Di Casarin, parlava a De Raffaele da una parte all'altra, no? Metti dentro il giovane, mettilo dentro. E De Raffaele ogni volta provava a guardare da una parte diversa. Però è un po' diversa questa, perché questa... No, ma questa è completamente diversa. Questa è una roba che si compie. No, ma è proprio un fatto, adesso scherzi a parte, poi ha vinto la partita, ma è un fatto grave. Che oggettivamente da poca credibilità, poi che Pistoia sia una squadra oggettivamente che è destinata a lottare fino alla fine per la salvezza nonostante abbia 4 punti, questo è un dato di fatto, ma questo esula da tutto, cioè loro potrebbero anche vincere il campionato, ma questo esula da tutto e ti rende proprio una proprietà poco credibile, permettetemi. Io sinceramente non la penso così, perché vorrei vedere la Bart di Graziano Sassi che fanno entrare Gallo, Faink. No, sì, adesso, ma ragazzi, però... sto scherzando, ovviamente è una roba gravissima, bruttissima, e che va proprio contro le logiche anche dello sport e della sportività. Cioè li sbagliano in due, sia padre che figlio, ma il solo fatto che il figlio si alzi perché lo chiama il padre. Sì. Esatto. Cioè, oltre a fare così l'allenatore, una volta gli dice torna indietro, cioè dal minuto uno, cioè tu ti alzi perché ti chiama tuo padre, il presidente su cui i cambi. Boh. No, ma è una cosa per me di una gravità inaudita. Non lo so. Io... mi ero forse addormentato mentre, perché l'altro lì per lì non l'avevo vista. Ma cosa c'hai lì che ti giri? Ah, mi chiederete perché sei girato? Esatto. Non è che sto mangiando, è che ho l'iPad in carica perché si era semplicemente scaricato, ecco perché si era bloccato. Quindi per leggere i vostri messaggi sono girato, ma non è che sto mangiando da uno schiroccino della pasta col tonno. Perché volevamo leggere gli ultimi messaggi che sono arrivati. Buonasera, Faia sarà. Farà tutte le scelte del caso, spero solo che non vada a Milano, se ci sarà ancora Messina, ma ha un contratto per percepire un buyout per l'anno prossimo? Beh, allora, Momo ha un contratto lungo, con Reggio, che è sostanzialmente di 5 anni, ed è chiaro che se il prossimo anno andrà via, il buyout ci sarà, questo è palese. Poi i termini del buyout... a oggi non li sappiamo, ma insomma ci proveremo a porci il problema quando sarà il momento. Non è altissimo, perché avevo indagato l'anno scorso, ma è... Però sai, l'anno scorso c'erano trattative, come accordi diversi. Sta nella logica delle cose, sì. Comunque, alle dai, c'è poco da fare, purtroppo... Diciamo che prendiamoci il cuore in pace, è più alto di quello di Gallo e a Trapani, dai, questo che è 50.000, che è una porta aperta sostanzialmente. Secondo me, da quello che... non so se ricordate, l'anno scorso avevamo provato a indagare... c'è un prezzo Eurolega, un prezzo NBA, certo. E quindi dipenderà anche da questo. Io ripeto, spero che comunque un accordo si troverà, perché sì, no, voglio dire, la proprietà
lo capisce bene che questo è l'ultimo anno di Faye. Però, esatto, il succo è poi quello. Però godiamocelo, cioè, esatto, parliamo come esatto, se fossimo alla fine. No, hai ragione. Siamo all'inizio, godiamoci Momo, che è anche bello da vedere, proprio perché sapete cosa è. Si diverte a giocare, ride, sorride, è proprio bello da vedere Momo giocare ed è proprio una bella bella cosa. Parlando di Faye mi piange il cuore pensando a Ibracham, spero stia bene, abbia trovato la sua nuova strada, beh, è nel settore giovanile di pallacanestro reggiana, allena, è lì, quindi assolutamente lo vedete ancora ogni tanto in giro. Altro grande talento che sì, poteva, adesso non so se sarebbe arrivato a livello, no, di Faye, probabilmente no, però comunque poteva fare bene, aveva fatto vedere cose, belle, insomma, ottime cose. Esordio tra i professionisti di Supercoppa, doppia doppia. Esatto. Io non l'ho mai fatta. Tra l'altro, a proposito, No. C'è un mespeme. Dal punto di vista tecnico, Momo ha fatto vedere da lì. Cioè, era un giocatore che secondo me in Italia poteva comunque fare la differenza. Ecco. Assolutamente. C'è un messaggio per te, ecco, perché sei l'unica persona che, visto che non c'è Bartoli, ripeto che sto qua leggendo i messaggi perché sono collegati alla rete, non sono... Ragazzi, siamo un cantiere incredibile, ma anche se la famosa cazzina è venuta fuori solo dal buon Jamar, vedo abbastanza in difficoltà buon Sasha. PS, Albina, amatori, basket, cerca player con punti, con punti tra le mani. Aspetto voi. No, ragazzi, grazie che hai pensato a me, Ale, però mi sono ritirato ormai tanto tempo fa, se rifanno quest'anno il torneo, quello che abbiamo fatto l'anno scorso al Palabigi, vedrò di... Con delle regole più chiare, dove noi possiamo schierare Luca Infante, che l'anno scorso non ci hanno concesso di schierare, vabbè. Vedrò di farmi trovare messo un po' meglio, che l'anno scorso con la schiena l'ho distrutto, però no, grazie, ma... Quella scena lì è disturbante, però come le metti? Come la mettono se lui poi ha vinto lo scadere? Diventa addirittura una roba grottesca. Ma infatti è quello abbiamo, il tema. L'abbiamo risposto. Può vincere anche il campionato. No, ma sì, è quello lì. È quello lì. No, perché rischi di portare a casa due punti e poi di perderne tanti altri per queste robe qua. Ma... Secondo voi Grant potrebbe... Scusami. No, chi si comporta così poi alla fine ha la sua ricompensa, cioè... Il karma poi dopo ti punisce, non è che... Speriamo il 3 di novembre. La butto lì così. Secondo voi Grant potrebbe essere la sorpresa quest'anno? Beh, lo speriamo tutti e lo spera in primis la società, perché ci sta investendo molto su Sasha. E l'altro giorno ha fatto un primo tempo veramente tosto, Sasha. E speriamo davvero che si possa confermare, perché lo aspettiamo tutti. Secondo me è il primo lui che... Ha fatto dei canestri l'altro giorno dove poi guardava anche il pubblico come una liberazione, quindi speriamo davvero. Insomma, vediamo. Siete insuperabili tecnicamente e spiritosamente, grazie Claudio, che i complimenti ci fanno sempre piacere. Allora, stacco l'iPad così mi posso girare finalmente e guardare dritta la telecamera per il prossimo turno, perché siamo in un ritardo mostruoso. Trieste-Reggio Emilia, ore 20 di... No, questo è il nostro calendario. Questo è il nostro, sì. Con tutti gli orari. Infatti dicevo, perché delle altre squadre giocavano a dicembre? Eccolo qua, scusami Mirko, no, colpa mia. È che star girato a mangiare pasta col tonno. Napoli Basket, Vanoli Cremona, Varese Trapani, Brescia Sassari, Scafati Milano, Pistoia Venezia, Bologna Tortona, Treviso Trento e chiuderà la giornata alle ore 20 Trieste Reggio Emilia, sempre con la diretta. Radiocronaca diretta su Teletricolore per chi non potesse seguirla in televisione. Ma vi ricordiamo anche domani sera, ore 18, da Sombatei, la seconda partita del girone F di Basketball Champions League tra appunto il falso squadra casalinga e la Uno Hotels. Radiocronaca diretta, ci saremo io e Filippo Bartoli domani per questa partita per chi non potesse seguirla. Ovviamente subito che ce l'avete chiesto, anche leggevo un messaggio precedente, adesso andarlo a riprendere diventa complicato, anche sulla radio in streaming di Teletricolore, per chi in ufficio casomai ci avete chiesto ma in ufficio non posso accendere la TV, potete accendere comunque lo streaming di Teletricolore, la radio su Teletricolore, quindi potete seguirla, mettete basso perché sapete che a volte le telecronache nostre sono un po' eccessive come volume. Grazie Pietro Chierici. Grazie a te, ciao a tutti. Grazie Diego Neda, speriamo che tu ti sia divertito. Grazie prima. Molto, sempre, assolutamente, grazie. E ti aspettiamo per le prossime puntate, grazie Checco. Grazie a voi, buona serata. L'appuntamento, come detto, è domani per Falco, falso, chiamatelo come volete, Una Hotels, e poi per domenica sera Trieste, la capolista, con la Una Hotels che prova il miracolo, ovviamente con Basket Time. L'appuntamento è a martedì prossimo, ore 21, grazie anche a Mirko Zuccheri in regia, grazie a voi per averci iscritto e per essere stati con noi, grazie e buona serata.